C'è un luogo di purificazione, ove le anime che vi sono trattenute trovano un soccorso nell'intercessione dei fedeli. La devozione alle anime del purgatorio è diffusa nella cristianità e in ogni generazione vi sono persone particolarmente devote. Maria Simma è una veggente dei nostri tempi e la sua esperienza ha contribuito moltissimo alla diffusione di una giusta devozione alle anime del purgatorio. Maria Simma è nata nel 1915 a Sontag, in Austria. Anima religiosa e mistica, favorita dai carismi, è stata formata all'ascetismo nei tre conventi dove passò un certo periodo di tempo. Incontriamo ora Maria Simma in una delle sue testimonianze. Abbiate pazienza perché la conferenza praticamente si svolge in tedesco e in italiano, perché la signorina Maria Simma non parla italiano. E allora sarei io colui che dovrebbe farvelo capire. Svolge la sua conferenza nel modo in cui una volta si preparava il catechismo, cioè una domanda e la risposta, e fa tutto lei. Così le cose sono chiare. E sentirete, come ho sentito io, adesso lo sento già tante volte, che di là la misura è diversa da qua. Lassù non è cambiato niente, perché nell'eternità il tempo non c'è, quindi nulla cambia. Qui invece molte cose sono cambiate, forse anche in peggio. Perché siamo vicinissimi ad un poderoso, enorme intervento di Dio nella nostra, nel nostro mondo. Schon viermal ist mir eine Priesterseele gekommen und hat gesagt, ich muss schwer leiden, weil ich die Kommunion von Kinderkirche empfangen habe und das Volk gezwungen habe, stehende Kommunion zu empfangen. Dice, quattro volte è venuto da me un sacerdote dal purgatorio, mi ha detto, devo soffrire tanto perché ho fatto asportare la balaustra e ho obbligato la gente a ricevere la Santa Comunione in piedi. E da questo possiamo dedurre che qualcosa non è a posto. Der Papst hat wohl erlaubt, dass die Kommunion auch stehend empfangen werden darf. Wo man nicht gut knien kann, wer nicht gut knien kann, der darf auch stehen. Il Papa bensì permesso che si possa ricevere la Santa Comunione anche in piedi, specie là dove non si può inginocchiarsi bene o chi non è in grado di inginocchiarsi. Aber wer die Kommunion kniend empfangen möchte, muss die Gelegenheit haben. Ma chi volesse ricevere la Santa Comunione in ginocchio deve avere la possibilità di farlo. Das sei die Kommunion noch an einer kurzen Kommunionbank bekommen. Anche se fosse solo un pezzettino di balaustra o inginocchiatoio. Das dürfen wir von jedem Priester verlangen. E questo lo possiamo chiedere a chiunque sacerdote, perché questo è anche il desiderio del Santo Padre. E allora, e poi passiamo, se passiamo a considerare la comunione nella mano, via le mani dalla Santa Comunione. E la Priesterseele ist gekommen. Er müsse schwer leiden, weil die Handkommunion eingeführt habe. Un sacerdote defunto, lei parla sempre delle anime, è venuto da me e ha detto devo soffrire molto perché ho insistito affinché la gente prendesse la comunione in mano. Er hat dann gesagt, wenn ein Priester oder Bischof wüsste,
welche Verantwortung der trägt, wenn die Handkommunion einführt oder empfiehlt. E se un sacerdote o un vescovo sapesse quale responsabilità si assume introducendo o insistendo perché la gente prenda la comunione in mano? Da sagen wir oft, ja warum hat's dann das Konzil eingesetzt? Dovrebbe, smetterebbe subito. E allora mi si chiede, perché allora il concilio l'ha permesso? Kein Konzil, kein Papst hat die Handelsstehkommunion eingeführt, sondern die Freimaurer Kardinäle. Nessun concilio, nessun Papa ha mai permesso o introdotto la comunione sulla mano in chiesa. Chi l'ha introdotto sono i cardinali massoni. Und die Priester und Bischöfe sind so verblendet, dass sie das nicht einsehen. E i sacerdoti e i vescovi sono talmente accecati a questo riguardo che neanche capiscono di quello che stanno facendo. Ein Laie sieht das viel besser ein. Un laico, cioè uno come noi, lo vede molto, quasi molto meglio. Weil er betet und opfert, dass die Kirche wieder ins rechte Gleis kommt. Perché prega e si sacrifica a che la Chiesa si metta nuovamente nel giusto verso. Erfahren Sie auch etwas über die heutigen Erneuerungen in der Kirche? Lei viene a sapere anche qualcosa sulle attuali riforme che avvengono nella nostra Chiesa? Da sagen die armen Seelen auch, was recht ist und was nicht recht. E anche qui le anime del purgatorio dicono quello che è giusto e quello che invece è sbagliato. Der Papst wollte durch das Konzil die innere Erneuerung und nicht die äußere. Il Papa, attraverso e per mezzo del Concilio, aveva inteso il rinnovamento di noi nel nostro intimo e non il rinnovamento esterno. Äußerlich nur, soweit sie zur inneren führen. E l'esterno, la riforma, il cambiamento esterno, solo in quanto serviva a un rinnovamento interno. Aber die Handelsstehkommunion hat niemals zur inneren Erneuerung geführt. Ma la comunione sulla mano e la comunione in piedi non è mai servita per un miglioramento del nostro rinnovamento interno. Wohl auch aber zur Ehrfurchtlosigkeit vor dem Allerheiligsten. Bensì alla irresponsabilità e alla cioè alla mancanza di rispetto davanti al Santissimo. Und zum Unfrieden selbst in eigenen Familien. E perfino alla distruzione della pace nelle proprie famiglie. Und wenn wir dem Volk die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten nehmen, dann leidet der ganze Glaube. E se noi togliamo al popolo la venerazione, il rispetto di fronte al Santissimo, al Signore, allora soffre tutta la fede. Und das haben wir durch diese dumme Handelsstehkommunion. E questo, a questo siamo arrivati per mezzo di questa cattiva e brutta usanza di prendere la comunione in mano. Le anime del purgatorio possono aiutare anche noi? Ja, die können uns ungemein viel helfen. Sì, e possono aiutarci anche in maniera molto forte.